situazione di calma o non calma. Gli animi sono esasperati, i dipendenti hanno ragione a protestare, perché i gridi d'allarme che abbiamo lanciato dall'anno scorso a oggi non hanno prodotto nulla. A livello statale c'è un silenzio assordante. L'unica risposta che finora è arrivata dalla Regione, con 15 milioni l'anno scorso e con altri circa 6 milioni quest'anno. Ma non basta, ci vogliono altri 15 milioni. La Regione ha la possibilità di destinare 15 milioni a Siracusa, perché 26 milioni devono essere distribuiti ancora ai liberi consorzi e alle aree metropolitane. 15 di questi 26 per Siracusa. Ci saranno gli stipendi per tutto l'anno per i dipendenti. L'unica salvezza è nelle mani oggi della Regione. Quando è la domanda per il 25 luglio, il 25 luglio c'è una riunione convocata dal Presidente della Regione. In quella sede ci devono dare garanzie che 15 milioni si danno a Siracusa. La preoccupa questa tensione? Questa tensione la preoccupa? Ma certo che è preoccupante, ma sono 517 dipendenti del libero consorzio, più 96 dipendenti della società partecipata a Siracusa Risorse, che sono senza stipendio da 5 mesi. È ovvio che c'è esasperazione che può sfociare in atti gravi, e io ho dato l'allarme più volte al governo nazionale e al governo regionale per dire attenzione a Siracusa, perché vanno trovate le risorse per dare almeno lo stipendio ai dipendenti. Incontrerò oggi di nuovo il prefetto dopo questa stamattina ci siamo incontrati col prefetto di prima mattina proprio per affrontare il tema degli stipendi al personale, perché si percepiva che c'era tensione, e quindi il prefetto anche lui farà dei passi presso il Presidente della Regione. In mattinata lo chiamerà, gli manderà una nota che peraltro è una nota che è a firma anche mia per il Presidente e per l'assessore Landieri. La soluzione si può trovare, basta che la politica decida di non abbandonare Siracusa. La gente aspetta una data. I margini di tempo purtroppo sono molto ridotti. Ristretti, ristrettissimi. Di qui al 25 il governo deve decidere 25 milioni, 26 milioni da dividere, 15 per Siracusa. Altre soluzioni non ce ne sono in questo momento. Parlerà con le dipendenti.